ragazzi, eccoci qua nel prossimo video. Adesso mangiamo la cena, facciamo la cena e mangiamo il pollo e l'insalata. Ciao e alla prossima. Guardate il nostro video, mangiate insieme a noi. Vediamo come mangi educatamente il pollo. Ma non è che i dati si vedevano? Dove? Quali dati? Che tu hai preso la bolletta oggi? No? Non lo so, tu l'hai visto il video? No. Ma tu dopo fatto però? Eh? Quando masti che? Eh? Quando masti che? Tu dovevi vedere se si vede. Si vedevano delle cose piccole. Però tu lo muovevi in continuazione, quindi non si vedeva tanto. Oggi sì, Insomma, solo la lanciare mi ha mandato un video fa, ma che fate? Spero. Ha detto sicuramente state dormendo, io ho detto nel pomeriggio, aveva scritto alle 8.48. Alle 8.48 di stamattina? Dice, ho incontrato tanti pinguini in giro. Vedete che era entrato, è uscita con un maglioncino. Ah. Beh, ormai adesso è la stagione. Cioè io non riesco a capire. Ma posso andarsene in montagna? Ma... Qualcuno mi sa che gli ha ripresi. Ma ha fatto bene. Perché lui aveva detto che non dovevano appiccicare assolutamente nomi fuori, etichette fuori. Ma cazzi loro che non hanno ascoltato. E tu non l'hai visto stamattina? No. Sono uscito come no, no? A mezzogiorno sono uscito. Sì, ma non ci ho fatto caso, non è che andavo a guardare il citofono. Io l'ho guardata perché l'ho suonato stamattina. Alla fine la colpa è la loro. Anche perché sono stati avvisati tutti, no? Più di una volta. Non ascoltano cazzi loro. C'è un citofono nuovo, arrivi tu e lo devi rovinare. Oh, abbiamo pagato, Stamattina l'ho vista. No, niente sono. Io l'ho vista stamattina quando sono andata al punk. Faccio la cool. Cacchia spillo. Ma fai la donna della preta, va.
come la... Ma queste avranno ucciso dei polletti. Anche ah. Guarda le coscette. Sono le coscette di pollo. No. Butto le ossa. Se c'era un cane. No. Guarda Bato. Ah? Guarda Bato dov'è? Bato. Bato è come bagni. Ha mangiato? Ma non è ancora sazio. Ragazzi, abbiamo mangiato il pollo, adesso mangiamo l'insalatona. Stasera mi faccio ancora un altro bagnetto. Ma fa schifo. No, ma però è tutto di stamattina, si è sentito. Bella educazione. Nelle montagne, la signora di Micameli, in montagna era. Adesso pretendono e mettono l'etichetta del cognome. Ti giuro, è una donna che non posso più vedere. Chi sei? Eh? Parlo con un problema.
sandwich. No. Non sto mangiando. Comunque ragazze, hanno dei polletti piccolini. Perché avevano delle coscette di pollo così, piccoline. Non erano piccoline. Erano piccolini. O erano cucciole ancora? No. Perché anche le alette erano piccole. Questa la mangio ancora. Un po'. Ma proprio così. Proprio così. Boh, basta. Comunque erano buone le alette. Ha detto le coscette. Le coscette, ma è la prima volta che li mangio, Non mi ricordo neanche dove le avevo comprate. A parte che lì dicevo che erano tipo aromatizzate, no? Però non avevano neanche il sale. L'avevo messo io, le altre erano messo. Noi avevano solo tipo. Come cavolo si chiama quello? Il timo, quelle cose là. Perché non avevano sale. Stranamente in farmacia non c'era quasi nessuno. Sono arrivata, ho preso il numero. Di solito c'è fila. Infatti ti ho notato che eri entrata presto oggi. E c'è sempre la solita medicina che non ce l'hanno mai. Tutte le volte ovviamente non le portano, magari qualcuno non le usa, non le vuole. Perché tutte le volte è la stessa. Poi tu mi dice deve venire domani mattina a prenderla. Guarda una roba. Che fa? Un brividi. No, non è che fanno la roba, non li portano perché evidentemente non la vendono. Neanche sempre si trovano, quella lì no. Il tuo medico ancora non fa salire su, la gente è ancora fuori.
Come fanno a fare il tè con la gente dentro quello spazio così piccolo? Sì. Ti ricordi come faceva caldo là dentro, tutti appiccicati? Ormai la stagione estiva è finita. O no? Stiamo entrando in autunno. Sì. È finita bene? Non pone niente, bella come sei, anche un po' di più. Questa è la canzone degli anni 60, ragazzi. Quando le canzoni avevano un senso. Ah sì, non puoi dire forte. Allora ragazzi, certe canzoni degli anni 60, parliamo degli anni 60. Però io l'ascoltavo. Avevano un senso, ma un senso nel puro vero della parola, in vero senso. Quindi ragazzi, che dire, la musica vecchia, antica, nonostante tutto, anche se antica, funziona ancora, viene ascoltata ancora. E sono dei bei ricordi, emozionanti, parole scritte bene, parole dettate bene, punto per punto. E avevano senso, sì, devo dire proprio la verità, perché allora le canzoni di oggi non hanno senso, non hanno. E questo è il senso della musica. I babbi, i scemi, questi sono i scemi di oggi. Voi ditemi, che cazzo di canzoni sono quelli di oggi? Porca puttana, vieni qua, mi faccio una canna, vieni qua, e ti scopo tutto. Bene, ditemi voi, ma queste sono canzoni secondo voi? Non sono canzoni, sono delle canzoni dei mongoloidi di oggi, dedicate ai mongoloidi di oggi. Le canzoni di una volta invece, a me una sensazione bellissima, ti vengono i brividi addosso che partono dalle gambe, dai piedi, dalle braccia, dicendo cazzo che bello. Però ascoltandola tutta dici, però è vero, mi è successo la stessa cosa. È come se un cantante ti scrivesse una canzone e realmente è quello che ti è successo, la stessa cosa. Quindi ragazzi, io le canzoni di oggi, devo dire la verità, ma senza scrupoli, gli do voto 0,000,000 sotto 0. Le canzoni degli anni 60, 70, 80, 90, gli do 1000 di voto, 1000, 2000, 5000, 10000, perché quelle canzoni di una volta, ragazzi, avevano senso. Sono spariti tutti i cantanti inglesi, tutti i cantanti italiani, ma quelli di storia, dico ragazzi, i cantanti di storia, sono spariti tutti, ma strafamosi,
che voi non avete idea, e quelli che hanno vissuto l'antichità lo sanno meglio di me, dovrebbero avere esperienza. Esperienza, ragazzi. O no? Giusto o no? Invece le canzoni di oggi, che sono costruiti per i giovani di oggi, per me i giovani di oggi sono dei babbi di oggi, e lo ripeterò sempre, sono dei babbi di oggi, perché che sanno loro nella loro vita, cosa sanno? Non sanno niente della loro vita, non sanno neanche dove stanno di casa e cosa mangiano durante il giorno. Non sanno niente. No? Giusto? Sì, vieni qua. Quindi, io sono dell'antichità, ma me la vanto. Vieni qua. Ma sono orgoglioso di avere l'antichità, ragazzi. Gli anni 70. Gli anni 90, gli anni 80, per me quegli anni sono il top dei top, basta, non c'è niente da fare, quegli anni per me sono il top dei top, c'erano gli anni che facevano schifo, sì, c'era anche in quegli anni che faceva schifo, però la cosa lì, ragazzi, era risolvibile, si risolveva subito la cosa, la questione, ragazzi. Oggi la questione, oggi come oggi la questione, non si risolve niente, non si risolve niente. Come la risolvi la questione di oggi? Ditemi voi, come la risolvi? Uccidendo? Questo risolvete, così la risolvete la questione oggi. Ma voi siete malati di testa. Siete malati, ragazzi, vi dovete far curare. Peccato che i manicomi adesso sono stati chiusi. Ma voi dovete andare là, se riaprono dovete andare là. Andare da un psichiatra e dirgli che tu non stai bene di testa. Ti devono fare delle medicine pesanti, 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 ragazzi. Pesanti, pesanti. Gli danno alla gente che sta bene di testa, che poi sono più malati loro, i dottori, perché sono i dottori che danno medicina alle altre persone per farli curare, invece di farli curare peggiorano, però vanno anche loro in scemità, come si dice. Perché anche loro sono messi male, anche i dottori. E quindi, ragazzi, io dico un'altra cosa molto importante, vi dirò una cosa molto importante, e l'ho visto con i miei occhi. Ragazzi, credetemi, l'ho visto con i miei occhi. Allora, tu, non dico tu come persona, dico in generale, è inutile che tu ti vesti come i tempi di una volta, che tu sei nata nei 2000. Ma non sai realmente come cazzo erano quegli anni di una volta. Inutile che tu li vai a ritoccarli. Che cazzo vai a ritoccare? Che non sai neanche dove abiti. Tu, andare, la gente che va in giro con la pancia di fuori, con i pantaloni calati, che si fanno vedere le mutande, i boxer, così. Ragazzo o ragazza, ve lo dico sinceramente parlando, voi state pigliando per il culo gli anni passati, eh? Vero o no, amore? Va, senti sto discorso.
No, no, senti sto discorso. No, 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 senti sto discorso. Tu non so se tu l'hai visto al bar un tipo che avrà avuto un 15-16 anni che aveva i pantaloni calati. Quando, oggi? No, ti parlo qualche giorno fa. C'era uno con i pantaloni calati fino a qua, no? Non ci ho fatto caso. Ma tu vai a pigliare per i culi gli anni 90. Che tu non sai neanche chi cazzo erano gli anni 90. E voi vi vestite ancora in tempi di una volta. Ma perché non vi vestite come siete babbi oggi? Perché non fate gli anni di oggi? Che voi siete negli anni di oggi? Non siete negli anni passati. Ritoccate gli anni passati. Quella che va con la pancia di fuori è questa un coglione del 2000. Che gli anni 90 non sapeva neanche che cazzo erano. Gli anni 80 e gli anni 70. Io negli anni 90 ne so come sono, gli anni 70 chiaramente, sinceramente, come gli anni 70, 60, 50, 40, 80, non lo so, chiaramente non lo so. Gli anni 80 ero piccolo, però magari l'occhio sbaitava un po' di qua, un po' di là, quindi qualcosina, parlo degli anni 80, non 80 come numero, parlo dai 83 a fine 90, 90, 91, 92 a fine 99, a fine ad oggi. So com'è, so com'è, ma voi che non sapete neanche com'erano le macchine una volta, come cavolo andavano le macchine una volta, che le macchine di una volta andavano a benzina rossa, che io lo so chiaramente. Voi dite, come fa a saperlo? Lo so, perché io in quegli anni vivevo. Negli anni 90 vivevo. I motorini andavano con la miscela. Lo so. Adesso i motorini non ci sono più. Sono spariti anche i Phantom, l'F10, l'F12, l'Ovetto. Lo so. Pensate ragazzi a vivere le vostre giornate e i vostri anni, non pigliate per il culo gli anni passati, perché mi girano i coglioni quando una persona che piglia per il culo gli anni passati, che non sapete neanche come cazzo erano gli anni passati, quindi non pigliate per il culo. Io dico la gente di oggi, ragazzi, intendiamoci, la gente di oggi. Perché la gente di una volta che andavano con i pantaloni abbassati, che si vedeva nel culo, in box, tutte ste robe qua, quelli erano di un tempo, di una volta. Però tu che hai 15 anni, magari posso capire uno, che ne so, ha vissuto quegli anni, è grande, li vuole rivivere quegli anni, e si riveste nella stessa maniera di una volta. Allora quindi dico, cazzo, allora posso capire, lo vuole rifare perché quella vita lei ha detto, cazzo, l'ha vissuta bene, allora ci vuole ripassare a quegli anni là. Allora dici, lo capisco. Ma se tu ne hai 15 anni, 16 anni, 13 anni e tu vuoi passare la vita di una volta, cresci, che non sai neanche che cazzo erano una volta gli anni, giusto? Stai facendo una filmatore. Lo so, io dico, posso capire la gioventù di una volta è adulta oggi, capiamo? Gioventù una volta è adulta oggi, ma la gioventù oggi è vivere il passato degli anni passati, è una presa per il culo negli anni passati. Io li difendo gli anni passati perché io ci tengo agli anni passati,
perché ne ho fatte di cotte e di crude. Ho vissuto la mia vita che era una meraviglia in quegli anni. E quindi giustamente difendo gli anni di una volta. Chiaramente li difendo. Però io dico, mi schifo gli anni di oggi, i 2000, io li schifo. Per me i 2000 non è un cazzo. Non sono un cazzo gli anni 2000. Dico gli anni 80, gli anni 90. È una favola, è un libro pieno di storia che io me lo leggo tutte le volte quel libro, perché voglio in quel momento mentre leggo il libro io voglio ricordarmi quel tempo là, entrare dentro nel libro e navigare negli anni 80, negli anni 90 e rivivere la vita di una volta. Però tu lo fai come lo fai? Lo fai con il cuore. Lo fai con il cuore. E con la grinta e con la voglia. E questo è il discorso. Lo fai con la grinta e con la voglia. Però io dico, gli anni di oggi, le persone di oggi, che io li vedo, ma non ce n'è uno che si salva. Ragazzi, non ce n'è uno che si salva. C'è gente anche di una volta. C'è gente anche di una volta, negli anni passati, ma veramente che bruciata manetta, che non c'è più niente da fare. Testa di cazzo è e testa di cazzo rimane. E ce n'è, di persone ce n'è di così. Ma ce n'è tanta, ma tanta valanga, ragazzi. Ma ce n'è tanta. Ma si veda lontano un miglio. Si veda lontano un miglio. Però tu, che hai 15 anni, 13 anni, e vai come la gente si vestiva una volta, e li copi, vuol dire che tu nella vita non hai capito un cazzo. Tu non vestirti con la maglietta tutta scollata e vai in giro come i tempi di una volta. Ma tu i tempi di una volta l'hai mai visti? La gente come andava se tu testa di cazzo sei nata nei 2000? Come fai a vestirti in una maniera che tu hai vissuto i 2000, stai vivendo i 2000? Non li puoi vivere. Non li puoi vivere. Tu devi vivere i tuoi tempi. I tuoi tempi. I tempi di una volta. Lasci di vivere a chi l'ha vissuto una volta. Questo è tutto. Ragazzi, è stato bello. Vi saluto. Mettete un like se vi è piaciuto il video, commentatelo, condividetelo e tante belle cose. Ciao, a presto. Ciao, a presto ragazzi. Alla prossima. Vuoi salutare anche te, no? No, non hai fatto niente.